decidendo che me ne sbatto del copyright. Ecco il follow up di quella lampada arrugginita. Pulita, alla meno peggio, i pezzi ci sono e l'Evaporust ha fatto qualche miracolo. E adesso noi applicheremo codesta copertura, codesto materiale. Più e più mani di questo meraviglioso prodotto, che come vedete sta già colando, perché sono un coglione, ne ho messo troppo. Ed ecco, beh, direi niente male. L'altro pezzo sta asciugando qui vicino alla stufa. Qui abbiamo il portalampada di ceramica e vedremo. Nutrivo speranze, ma a volte accade che si renda necessario nominare invano il nome del Signore, invano. Stavo filettando questo buco e si è rotto il maschio della filettatrice, quindi l'ho fracassato col martello e questo è il risultato. Allora mi sono detto, beh, dall'altra parte cercherò una vite autofilettante per il ferro, la quale ovviamente si è spaccata all'interno del buco, quindi non ho speranza. Non so come farò, ma l'unica cosa che mi resta adesso è mangiare il panino, bere Coca-Cola e ruttare forte e bestemmiare. Ho anche provato a trapanare da questa parte per cercare di fare uscire questa cazzo di vite, ma logicamente si è rotta la punta. Probabilmente un pezzo di punta del trapano è ancora lì. Quindi posso solo veramente nominare invano il nome del Signore, invano. Credo che farò dei buchi laterali e cercherò di bloccare la griglia in qualche modo per recuperare questa stracazzo di lampada di merda. Ed ecco come è andata a finire. Mentre cercavo di martellare fuori i pezzi, mi si è spaccato qui e poi mi è sfuggito il martello casualmente qui. Quindi questo restauro si traduce solo in una frase, in una parola: vaffanculo. Potrei forse realizzare una differente plafoniera per questo oggetto, che è molto carino, ma anche no. Ma anche sì, perché in effetti a pensarci bene mi basta realizzare una basetta di legno circolare, avvitarci questo stronzo di sopra, fare il passaggio per il portalampada che ci entra abbastanza tranquillamente e vaffanculo! Faccio una basetta di legno, la tratto con l'impregnante, la tratto con l'anticazzo di pioggia, l'antimerda, la tratto con l'antibuco del culo, ci metto il flatting per imbarcazioni, poi ci metto lo spray quello allo zinco, così diventa riflettente, e vai a fare in culo! E adesso andiamo a ridere, perché col seghetto alternativo dovrò seguire questa circonferenza. E andiamo a ridere. Eh già, vorrei farvi notare questo prezioso strumento. Meraviglioso, vero? Un compasso con la matita, un matitasso, questo è un matitasso. Cosa potrà mai andare storto? Qui abbiamo dell'acqua, dei contenitori, ma
c'è adesso. Cioè, ovviamente c'è un chiodo. Un altro chiodo, ma butta. E io vado avanti. Basta il culo al chiodo. E dopo aver rovinato la lama del taglierino beccando le uniche due viti presenti in tutta la tavola di legno, ecco qua. Fa un po' schifo, però me ne sbatto. Impregnato di impregnante. Il cosiddetto turapori. Abbiamo turato i pori. Ora asciuga. Poi non lo so se gli darò un'altra passata perché, come spesso accade su questo canale YouTube, il cazzo si fracassa, si rompe. E quindi, appena è asciutto, procederò a dipingerlo con la vernice allo zinco e vaffanculo, perché il cazzo, come ho detto, si frange, si rompe, si frantuma in una notevole quantità di parti, di minuscole parti. Due mani, carteggiato ad acqua, non male. Lo lascio asciugare oggi e domani procediamo alla zincatura. E dopodiché vediamo di montare sta cazzi lampada. Sto montando la lampada, ho messo il portalampada, l'ho fissato con una vite. Maledetta stufa del cazzo che fa rumore. Ho passato i cavetti attraverso un foro inclinato in modo che l'acqua non entri dentro e poi sarà sigillato. Ora il vetro ci va sopra. E che cazzo! E poi devo mettere la griglia, avvitarla con una violenza inaudita sul legno e vediamo come funziona. Il prossimo video smonto questa stufa del cazzo e la distruggo. Comunque è venuto bene. Va bene, dai, mi piace. Diciamo che fa la sua porca figura. Se non che l'ho avvitato storto. Qua c'è più spazio rispetto che qua. Ma sapete cosa vi dico? Me ne sbatto. E va bene così. Io però non ci riesco. Questa base fa schifo. E quindi dalla spazzatura, dal saccone di spazzatura che dovevo andare a buttare, ho recuperato la base spaccata col martello, a martellate per odio cosmico. E mi sono detto, vaffanculo, io provo a restaurare questa, spaccata col martello, me ne fotto. Quindi adesso ho messo il masking tape e userò dello stucco per ricostruire questa parte che ho perso, perché i pezzetti sono nella spazzatura e vaffanculo. E quindi vediamo cosa riesco a fare. Giochiamo con lo stucco. Ah, che bello. Sì. Ma sono un coglione. Userò questo arrugginito. Ecco qua. Sto già facendo un macello. Riempio le parti di stucco e sti cazzi, poi lo stucco dall'altro lato. Io non ho mai fatto un lavoro del genere, quindi starò facendo sicuramente un pugno di minchiate.
tipo avrò sicuramente sbagliato attrezzo, avrò sbagliato la quantità di cagatalizzatore che ho messo. Quando sarà asciutto dall'altro lato faremo la stessa cosa togliendo il nastro e vaffanculo, e poi poi sarà carta vetrato e di nuovo dipinto, e poi dovrei inventarmi qualcosa qua per i supporti che si sono spaccati, che servono a tenere questa griglia di metallo tramite queste viti, e non lo so, che cazzo ne so, cazzo sto facendo. Lo feci così perché me ne sono sbattuto, anzi adesso gli do una spruzzatina qui, però poi la monto. Ecco qua, vediamo se scoppia tutto. Non si accende. Ah, certo, ovviamente devo accendere qui. Wow. Beh, che dire. E ok, ora il problema sarà come fissare questo, dato che qui le sedi delle viti sono distrutte e quindi questo coso non ha modo di essere fissato. Ma che cazzo sto facendo con la luminosità, sta telecamera di merda? Sta diventando un esercizio di stile, perché lo stucco produce miracoli, come vedete. La ricostruzione con lo stucco metallico ha prodotto questo miracolo. Ora io penso, ma se io espando lo stucco, ne metto ancora un po' di qua e ne metto ancora un po' di qua, vedete, lo stucco ha creato la parte che era spaccata, io qua faccio una gobba, una gibbosità di stucco, un gibbone, poi posso bucare, filettare, spaccare un altro filetto, bestemmiare, rompere tutto e buttare via. E quindi perdiamo tempo anche questa volta. Questa lampada, che doveva essere sistemata in modo facile e veloce, si sta rivelando una perdita di tempo colossale. Ecco, qualcosa del genere, che poi io posso andare a riempire di stucco, uno stuccone. Se riesco a ficcare lo stucco per bene qua dentro, cosa che sicuramente non riuscirò a fare, così abbiamo il riempitivo da mettere qua e magari lo rifiliamo un attimo. Bene, a questo punto facciamo lo stucco. Come si fa lo stucco? Si prende lo stucco, ci si fa male col cacciavite. Si prende una generosa quantità di stucco, ruttando, si mette lo stucco su una superficie si mescola allo stucco il suo catalizzatore, si mischia velocemente, si ignorano i messaggi WhatsApp, dopodiché si cercherà inutilmente di mettere lo stucco in queste cavità. Allora, vediamo se riesco. A questo punto lo mettiamo ad asciugare.
Ecco qua il miracolo dello stucco. C'è solo da sperare che tenga un po', almeno una vite. Questo è venuto veramente bene, perché è un pezzo solido. Questo qua, ma dubito che terrà, però chi lo sa. Io farò due buchini e sti cazzi. Miracolosamente buchi fatti. È incredibile. Ci sono riuscito. Ci sono riuscito. Riesco anche a stringerla di più, ora l'ho solo appoggiata perché non voglio forzare, ma ci sono riuscito. Bene, adesso dipingo, dipingo! Ho perso giorni appresso una cazzata. Ultima modifica fatta e giuro che poi la smetto. Ho ricostruito questa parte che qui era rotta. Ho messo una L di metallo e l'ho affogata nello stucco metallico per carrozzieri. Dopodiché l'ho dipinto. Devo dire che queste riparazioni, cioè fatte da me così al volo, fanno schifo, ma vengono veramente bene. Veramente bene. Non finirà mai. Non finirà mai. Io mi sono inventato una soluzione disagio. Questo passacavi che potrei ficcare qua e affogare nello stucco storto, perché se no non riesco ad avvitare quello. E quindi se io lo affogo qui e riempio di stucco, poi ho una tenuta stagna da questo buco. Non ce l'avrò sicuramente dalla guarnizione perché fa schifo, però l'aborto sta asciugando. Vite e controvite per evitare di tappare i fori. Speriamo che questa si muova. Sì, si muove bene. Ottimo, ottimo. Questo è un tubo di gomma, così rimane aperto il foro di passaggio del cavo che spunta da qui e sarà tenuta stagna. Evviva, evviva! Il miracolo si è compiuto. Il miracolo è compiuto. È fatta. Viva lo stucco. Evviva lo stucco. Cavi nuovi. E adesso però basta, basta, è finita, basta. Basta così, basta, basta.